Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Sei in Salute. Questa sera parleremo di neuroimaging. Cosa vuol dire neuroimaging? È l'utilizzo praticamente della diagnostica per immagini per sondare e per diagnosticare eventuali eh, patologie, malformazioni a livello dell'apparato eh, nervoso, soprattutto l'apparato nervoso centrale. E in questa puntata ci occuperemo in particolare dei danni che possono eh, essere causati da un'ipertensione arteriosa, magari ahimè non ben eh, curato, magari non ancora diagnosticata. Eh, abbiamo in, coll in collegamento con noi eh, due ricercatori eh, di, eh, del prestigioso istituto eh, Neuromed di Pozzilli eh, che vado subito a presentare. Do il benvenuto al professor Giuseppe Lembo, professore ordinario di scienze e tecniche mediche traslazionali all'Università La Sapienza di Roma e direttore del Dipartimento di Angio cardioneurologia e medicina traslazionale dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli. Benvenuto, professore. Buonasera. E do anche il benvenuto all'ingegner Lorenzo Carnevale, ricercatore del Dipartimento di Angio-Cardioneurologia e Medicina Traslazionale, sempre dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli. Benvenuto, ingegnere. Buonasera. Allora, inizio subito dal professor eh, Lembo. Ovviamente, mh, le cause che possono mh, diciamo, minare la, la salute delle nostre strutture nervose centrali sono eh, numerose, però in particolare, è, eh, come dicevamo in, in apertura della nostra trasmissione, è proprio l'ipertensione arteriosa. Quali danni può provocare al nostro cervello? Soprattutto, poi quali eh, possono essere gli, gli effetti? Eh, L'ipertensione arteriosa, cioè l'aumento dei valori pressori, è riconosciuto ormai universalmente come il maggior fattore eh, di rischio per accidenti eh, cerebrovascolari. Acutamente noi sappiamo che può provocare ictus cerebrale, sia di tipo ischemico la maggior parte delle volte, ma anche di tipo emorragico. Eh, quello che è, negli ultimi anni è venuto sempre più chiaro è che a un danno così conclamato vi è anche un danno più subdolo, che è quello cronico. Eh, quello che diciamo, l'ipertensione può provocare eh, sfociando in forme eh, che sono gradualmente eh, prima di disfunzione cognitiva e poi di vera e propria demenza. Quindi, l'ipertensione. Eh, arteriosa oggi è anche riconosciuta come uno dei fattori di rischio che, provoca, che può provocare eh, demenza la cosiddetta demenza vascolare. In genere, come vengono diagnosticate? Come possiamo risalire a, eh, alla presenza di queste ahimè, malformazioni di questi danni? Ecco, diciamo da questo punto di vista fino a qualche anno fa. Diciamo le, la possibilità di fare una diagnosi di danno cerebrale. Voglio per inciso ricordare che l'ipertensione non fa solo danno nel cervello, ma un po' in tutti gli organi in cui la pressione è fondamentale, quindi in tutto l'organismo. Eh, ma fino a qualche anno fa, lo, scrutinare il danno cerebrale era affidato eh, in massima parte a dei test cognitivi a indagini radiografiche che facevano vedere una, la rifazione della sostanza bianca, ma indagini molto grossolane che mh, erano diciamo, possibili evidenziare solo in forme eh, molto oh, conclamate di danno, che sono di solito quelle forme molto tardive dove le alterazioni cliniche di demenza sono già uh, uh, molto manifeste. Ora, queste erano le condizioni per, poterla, per poter diagnosticare precedentemente il danno cerebrale. Negli ultimi anni ecco, il neuroimaging eh, è diventato, il neuroimaging eh, di, eh, con analisi avanzate ha permesso di eh, ottenere delle informazioni già in una fase molto precoce, direi ha aumentato di moltissimo. La sensibilità eh, strumentale, la possibilità di diagnosticare quindi in una fase molto precoce delle alterazioni delle strutture nervose. Molto bene. Passiamo un po' adesso invece alla parte eh, tecnica, che insomma è rappresentata eh, dall'ingegner eh, Carnevale. Eh, ovviamente le tecniche diagnostiche, come giustamente ha detto già il professor Lembo, negli ultimi anni si sono. Eh, evolute davvero in modo eh, esponenziale e si sono sempre più affinate, soprattutto proprio eh, per lo studio a livello del sistema nervoso, che è abbastanza complesso. Cos'è che ci ha permesso di fare oggi, magari rispetto a qualche tempo fa, per agganciarci proprio a quello che diceva il professor Lembo? Allora, eh, sicuramente uno dei fattori che ha inciso in maniera maggiore sulla evoluzione della, di quello che è possibile diciamo, indagare mediante l'imaging cerebrale eh, va cercato nelle tecniche di analisi e di ricostruzione delle immagini. Eh, che ehm, ormai hanno, hanno raggiunto, grazie a, al miglioramento dei modelli matematici e di intelligenza artificiale, che, ci sono, diciamo, che sono al di sotto dell'estrazione dei parametri uh, di uh, danno per caratterizzare il cervello di un paziente, uh, diciamo che grazie a quel miglioramento è possibile caratterizzare uh, il cervello e la salute del cervello di un paziente con un numero prima inimmaginabile di uh, parametri. Per esempio, oggi le più comuni diciamo, uh, metodiche di imaging avanzato che fanno leva su più tipi di, Uh, immagini acquisite durante una sola scansione, quindi per esempio prendendo un'immagine strutturale, un'immagine della microstruttura con uh, l'imaging uh, diffusion tensor imaging, quindi un metodo che uh, sfrutta uh, il principio di diffusione dell'acqua nel cervello per ricostruire le fibre di materia bianca cerebrali, l'imaging funzionale che uh, ci aiuta a ricostruire. Uh, I pattern di attivazione cerebrali uh, nel, durante un, il riposo di un paziente, andando a unire con delle tecniche avanzate di neuroimaging tutti questi tipi di immagini, si passa da quella che era 10-15 anni fa, una valutazione solo diciamo visiva del cervello del paziente, del paziente che stiamo analizzando, a poterlo caratterizzare con più di 4.000 parametri che vanno a dirci delle informazioni specifiche sia in termini di: tipo di lesione che sta uh, diciamo affliggendo e uh, che si sta sviluppando nel cervello del paziente e sia di uh, una precisione spaziale, perché per esempio uh, la ampia diffusione di progetti di ricerca e di macchine per la ricerca a livello di neuroimaging clinico ha permesso di migliorare notevolmente la risoluzione dell'imaging cerebrale e quindi quello che prima riuscivamo a interpretarlo solo come un punto, diciamo come un solo punto nel cervello, adesso può essere decostruito in più di magari 100 indicatori che mi dicono lo stato della materia bianca, lo stato della materia grigia, lo stato della connessione tra le differenti regioni della materia grigia assolutamente interessante. Veniamo invece, proprio alla risonanza magnetica in questo caso. Eh... Lo sappiamo, lo sappiamo un po' tutti, che insomma, ha una eh, capacità di farci studiare, di permettere al clinico poi di studiare le, 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 non solo il sistema nervoso, ma voglio dire, le strutture anatomiche in modo molto approfondite. In questo caso, quali informazioni è in grado di fornirci? Allora, nel nostro caso specifico, eh, presso il nostro centro, nel nostro, diciamo, nel nostro programma di studio Cuore Cervello, vengono caratterizzati in primis i fasci di materia bianca con la diffusion tensor imaging, quindi andando a sfruttare il principio per il quale l'acqua eh, si distribuisce diciamo, in, maniera spontanea nel cervello, si muove in maniera spontanea nel cervello e andando a studiare il, eh, con la risonanza magnetica in quali, in quali direzioni è capace di muoversi l'acqua e in quali direzioni invece non è capace di muoversi, quindi è vincolata. Uh, si può uh, andare a ricostruire quelle che sono, i, uh, che sono i, le diverse connessioni fisiche tra le regioni cerebrali e questo è una cosa molto importante perché uh, per esempio l'ipertensione uh, uh, ha primariamente effetto sulla materia bianca e quindi ricostruire con precisione i singoli fasci che connettono due regioni cerebrali ci permette di andare a uh, ottenere delle informazioni sulla integrità microstrutturale di questi fasci che sono uh, nello specifico che ci danno informazioni nello specifico di uh, come è uh, diciamo preservata la struttura la microstruttura di quel fascio di materia bianca e quindi l'efficienza della connessione tra quelle due regioni cerebrali e uh, quello diciamo che uh, il passo successivo è quello di sfruttare la risonanza magnetica funzionale che invece di uh, andare a occuparsi di quelle che sono le connessioni fisiche tra le regioni cerebrali, si occupa di modellare eh, con dei mezzi matematici avanzati, eh, partendo dalle immagini acquisite in un paziente a riposo, quelle che sono le connessioni funzionali nel cervello del paziente e quindi di capire quali regioni del eh, cervello si eh, attivano o non attivano in maniera spontanea, in maniera sincrona o asincrona. Quindi, Andiamo a fare quella che è una vera e propria mappa dell'attività cerebrale del, del paziente e eh, la possiamo diciamo, incasellare in una serie di eh, reti funzionali che spontaneamente si attivano tra di loro in maniera sincrona e alterazioni di questa sincronia sono spesso eh, associate a un deficit cognitivo e queste sono diciamo, le due tecniche principali che ci permettono di andare a capire come Uh, il cervello ha mantenuto la sua integrità microstrutturale e funzionale. Molto bene. Io adesso do la linea alla regia per il primo blocco di pubblicità, ma tornate con noi di Sole Salute perché, eh, con gli esperti di Neuromed, continueremo a parlare di ipertensione e danni cerebrali. Bentornati con noi di Sen Salute, questa sera stiamo parlando di ipertensione e danni cerebrali, ma soprattutto dell'utilizzo del neuroimaging, insomma, della diagnostica per, per immagini di ultima generazione per la, eh, la eh, prevenzione, ma soprattutto per la diagnosi. Appunto per questo ritorniamo dal professor Lembo. Eh, L'ingegner Carnevale abbiamo parlato di risonanza magnetica. Eh, Come è Possiamo utilizzare la risonanza magnetica, o meglio, l'opportunità che, eh, che ci offre la risonanza magnetica per eh, una cura tempestiva e magari anche a livelli, pre a livelli preventivi di possibili danni causati dall'ipertensione. Ora, chiaramente con la risonanza magnetica e con questa indagine, analisi di risonanza avanzata, eh, noi possiamo fare molto in una fase molto precoce del danno cerebrale, perché riusciamo a studiarla, come diceva l'ingegnere Carnevale, avendo dei parametri quantitativi eh, molto informativi eh, su, su quello che è il danno cerebrale. Per quanto riguarda la praticabilità di questo parametro attualmente, Bisogna dire che noi siamo in questo momento tra eh, i pochi al mondo che hanno questo tipo di, di, diciamo, di, di analisi applicata all'ipertensione. Tant'è vero che siamo coinvolti in molti programmi, sia nazionali eh, attivati dal nostro Ministero della, della Salute, eh, come progetti finalizzati, eh, sia anche in programmi eh, internazionali che ci vedono al centro di, eh, di interesse di, di studio, come eh, per esempio abbiamo aiutato eh, gli inglesi nel loro UK Biobank a capire in una popolazione di circa 35.000 soggetti, il livello di interazione tra pressione arteriosa e danno, e danno eh, cerebrale. Quindi siamo veramente in una fase molto iniziale del percorso clinico a cui il paziente eh, può rivolgersi in questo momento. Eh, stiamo delineando le prime... Eh, le prime, diciamo, i primi modi come approcciare. Eh, se andiamo già nelle linee guida che, internazionali, che eh, sono un po' la, B, la Sacra Bibbia, dove tutti i medici si rivolgono per fare diagnosi di ipertensione e di danno soprattutto d'organo associato all'ipertensione, questo tipo di indagine non è ancora presa in considerazione perché è una cosa eh, molto sofisticata e che è all'inizio del suo percorso clinico. Quindi, se ho ben capito la sua domanda, l'impatto di quello che potrà produrre lo dovremo vedere nei prossimi anni, dire, ma non abbiamo ancora dati eh, sull'impatto. Sappiamo, se abbiamo, stiamo studiando molti aspetti di queste in, nuove informazioni eh, che ci vogliono guidare in futuro anche. Per come trattare l'ipertensione e per come proteggere il danno, eh, in parte aveva già eh, risposto, l'aveva già accennato eh, nella prima parte. Eh, ma grazie proprio all'utilizzo di queste tecniche eh, così innovative, è possibile allora in qualche modo prevenire un eventuale futuro quadro di demenza? Ecco, questa è, il nostro, è la nostra missione, cioè mettere a punto una nuova indagine eh, diagnostica che permette di guardare al danno in una fase molto precoce, serve proprio a cercare poi di trovare una strategia di intervento e sulla strategia di intervento ci sono molti, eh, molte domande che... Eh, Stiamo cercando a cui stiamo cercando di rispondere o che vorre, a cui vorremmo rispondere nel prossimo futuro. Ora, eh, una domanda a cui stiamo cercando di rispondere e eh, eh, che il nostro Ministero della Salute, con questo progetto finalizzato, ci ha, eh, ci ha demandato di rispondere, è, è quella di Sapere se questo danno nel tempo rimane lo stesso o nonostante diciamo, il buon controllo pressorio eh, il danno cerebrale va avanti. A indicare che la malattia ipertensiva non è soltanto una malattia che si guarda con i valori pressori o con le terapie efficaci sui valori pressori, ma con anche altri parametri che per niente continuano a produrre una volta innescato il danno cerebrale. Questa è una delle cose a cui noi stiamo cercando di rispondere e dati definitivi in questo senso eh, non sono ancora nel dominio, ma penso che a breve eh, avremo sicuramente a disposizione eh, i dati su, una, eh, su un campione abbastanza numeroso eh, che abbiamo studiato nel nostro istituto. Eh, per quanto riguarda le terapie ipertensive, se sono terapie eh, che sono attualmente efficaci sulla, sulla prevenzione del danno, ma soprattutto del danno già uh, scrutinato, uh, anche in questo caso abbiamo dei, eh, dei risultati interessanti perché ogni terapia antipertensiva probabilmente ha un impatto diverso soprattutto su quello che è la funzione cerebrale dei network funzionali a cui accennava l'insegner carnevale e che quindi ci dovranno poi guidare in futuro nella scelta della migliore terapia eh, della, della migliore terapia antipertensiva in rapporto al danno e anche forse in rapporto all'uso all che ognuno di noi fa del cervello perché ci Cosa che stiamo vedendo è che alcuni farmaci antipertensivi probabilmente in alcuni tipi di attività cerebrali eh, sono più impattanti che su altre, eh, cioè, non, 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 non la stessa funzione cerebrale è sempre eh, la stessa coinvolta in qualsiasi farmaco antipertensivo utilizzato. Torniamo invece all'ingegner Carnevale, eh, veniamo invece a proprio a questa ricerca che è stata condotta eh, da voi da, eh, del neuromedico proprio in questo particolare campo. Eh, quali sono stati in particolare i eh, risultati eh, evidenziati? Allora, eh, innanzitutto in questo campo abbiamo un filone attivo da ormai più di dieci anni in, in merito all'effetto dell'ipertensione arteriosa sul cervello e nello specifico eh, nei pazienti ipertesi abbiamo rilevato, appunto utilizzando DTI e Functional Imaging, che eh, i pazienti ipertesi mostrano uno specifico, una specifica alterazione eh, di quelli che sono i parametri microstrutturali e funzionali del, eh, del cervello. Questa osservazione ci ha portato, come si può vedere in figura, ad utilizzare gli stessi metodi in un modello sperimentale di ipertensione. Quindi abbiamo indotto l'ipertensione arteriosa in, in un modello murino, quindi di topo, e lo abbiamo caratterizzato a livello cerebrale con le stesse tecniche che si utilizzano nell'umano. Quindi abbiamo utilizzato una risonanza magnetica a 7 Tesla, quindi con un campo molto potente, appos apposito per avere un'immagine di un adeguata risoluzione eh, nel cervello del topo e poterlo caratterizzare con tutti quei parametri, e abbiamo scoperto che eh, i topi ipertesi mostrano un pattern di danno molto simile a quello del paziente iperteso e quindi mostrano un degrado della materia bianca e una disconnessione tra le aree cerebrali portata da una um, mancanza di afflusso di sangue al cervello. Quella che potete vedere in figura sul lato destro è un'analisi che ci dice quanto il cervello del topo eh, sia perfuso. E, eh, dove eh, potete vedere dei colori più tendenti al rosso vi è un maggiore afflusso di sangue e eh, quello che invece potete vedere nella parte inferiore un topo iperteso mostra un afflusso di sangue minore alle cortecce cerebrali che si traduce in una peggior funzione cognitiva e eh, utilizzare questo modello sperimentale ci ha permesso di fare una cosa che è impossibile fare nel paziente iperteso e cioè siamo andati a investigare quelli che sono i meccanismi molecolari e eh, Abbiamo scoperto che esiste uno specifico, uh, una specifica uh, citochina, una molecola pro-infiammatoria, l'interferone, che uh, va a creare uh, un danno nei, mh, nei capillari della corteccia cerebrale del topo, e uh, porta questi capillari a distruzione, e mh, quindi porta una rarefazione capillare cerebrale che si traduce in una ipoperfusione. E uh, ancora più interessante, bloccando questa, uh, questo patto di infiammazione nel cervello de, del topo iperteso, non vi, è, uh, non vi è una completa protezione da questo danno. E quindi, uh, diciamo che grazie a questa, uh, questo modello di ricerca traslazionale abbiamo identificato quello che potrebbe essere uno dei meccanismi del danno alla base uh, del danno cerebrale nel paziente iperteso. Per quanto riguarda invece le tecniche eh, di imaging, qual è che avete utilizzato in particolare? In questo caso um, la cosa interessante è stato proprio andare ad utilizzare le stesse tecniche eh, di imaging che abbiamo utilizzato negli anni precedenti nell'uomo e trasferirle eh, con tutte le difficoltà del caso di miniaturizzazione sia dello strumento che delle tecniche di analisi al piccolo animale. Quindi abbiamo sviluppato. In parte ad hoc dei sistemi per andare a fare la risonanza magnetica cerebrale nel topo, ma soprattutto quello che abbiamo sviluppato qui è stato un insieme di algoritmi eh, che eh, facciano le stesse analisi e gli stessi, diciamo, eh, che riescano a quantificare in maniera analoga il danno nel cervello del topo rispetto a quello del cervello del paziente perteso. Quindi abbiamo una mappa di corrispondenza dell'effetto dell'ipertensione. Nel cervello di un paziente, nel cervello del topo, e questo ci ha permesso di andare a vedere in quelle aree dove abbiamo un danno simile similare, quello che succede a livello di microscopia, quindi nel tessuto, a livello molecolare. Perfetto, molto bene. Eh, io adesso do la linea alla regia per il secondo blocco di pubblicità, ma tornate qui con l'Ordine di Salute perché eh, con i nostri ospiti continueremo a parlare di questo eh, mondo affascinato, ma soprattutto eh, la ricerca che riguarda eh, questo particolare settore. Bentornati con noi di Sen Salute. Questa sera stiamo parlando eh, dei danni causati eh, dall'ipertensione arteriosa al nostro cervello con ahimè, la possibilità anche di sviluppare una futura demenza. Eh, professor Lembo, eh, cioè, abbiamo eh, sentito anche la, la bocca dell'ingegnere eh, Carnevale, sicuramente una eh, ricerca molto affascinante e anche molto futuristica. Eh, quali possibilità terapeutiche... Possono eh, aprire a eh, questi risultati che si stanno avendo da questa ricerca? L'approccio nei modelli sperimentali chiaramente ci permette di eh, portare all'attenzione oh. del, del, delle strategie terapeutiche dei nuovi target. L'ingegner Carnevale ha citato l'interferone gamma, gamma, che probabilmente potrebbe essere uno dei meccanismi eh, di protezione. Eh, L'interferon gamma è un fattore coinvolto nei processi infiammatori e, e noi mh, abbiamo dimostrato in due modelli sperimentali, perché non soltanto nel modello murino ma anche eh, in un modello ancora più elementare, eh, cosiddetto zebrafish, abbiamo dimostrato che questo interferon gamma è capace di fare protezione. È chiaro che dati nell'uomo non ne abbiamo ancora. Eh, però, voglio dire, sappiamo che dei target del, dell'infiammazione, o più in particolare dell'immunità, potrebbero essere il, eh, il prossimo farmaco che eh, diciamo fa, eh, fa cose positive per, per prevenire diciamo l'ulteriore danno cerebrale Un'altra domanda che volevo farle invece perché so che poi lei insegna in questo particolare eh, settore eh, si sente spesso parlare di ricerca traslazionale eh, cosa si intende esattamente con questo termine? Eh. Io sono, uno dei, dei, sono il decano attualmente di un settore disciplinare eh, che circa vent'anni fa abbiamo eh, cercato di eh, diciamo, fondare nel sistema accademico italiano. Io, eh, fino a quel tempo era, era un professore di medicina interna e poi diciamo, si decise, visto la pressure culturale eh, nell'ambito della modellistica sperimentale che desse eh, aiuto alla medicina, di fondare eh, questo settore di tecnologie e di medicina traslazionale. Medicina, tra traslazionale, medicina traslazionale significa, eh, eh, in, è, è un sistema bidirezionale, di visione bidirezionale voglio dire, uno prima guarda il problema da un punto di vista clinico e cerca di capire la problematica nell'uomo fin quando l'uomo può essere utile a capire fin quando si, si può approfondire nell'uomo e quindi, ma l'uomo è limitato perché noi non riusciamo nell'uomo a trovare la possibilità di scoprire meccanismi intimi quali meccanismi molecolari meccanismi cellulari perché non è possibile questo tipo di introspezione nell'uomo e quindi demandiamo questa parte all'approfondimento nei modelli sperimentali il modello sperimentale chiaramente ci permette un'introspezione decisiva possiamo Uh, ottenere qualsiasi informazione ed eleggere dei target che possono, di cui si può beneficiare chiaramente l'uomo e quindi il ritorno all'uomo, ma con delle strategie uh, di conoscenza che sono avvenuti nei modelli sperimentali. Quindi, per ricapitolare il circolo: uno parte dall'osservazione clinica, uh, cerca di capire se può salvare in qualche modo maniera diversa da quella conosciuta eh, quella condizione, approfondisce questa condizione nella modellistica eh, la più varia, chiaramente in vivo, utilizzando degli animali da sperimento quando è necessario e poi una volta che il target dimostrato nella modellistica è capace di dare delle nuove prospettive terapeutiche, Ecco, si, eh, si ritorna all'uomo. E questo circolo di medicina traslazionale è quello che ha guidato il progresso della medicina eh, negli, ultimi, eh, diciamo, ultimi, negli ultimi 30 anni. Oggi tutti i nuovi farmaci eh, che oggi noi si affacciano non sono più eh, eh, figli di una terapia occasionale, eh, che viene da un'osservazione occasionale, ma sono tutti quelli che in gergo vengono chiamati farmaci biologici, sono farmaci che sono frutto di una introspezione eh, incredibile nella modellistica sperimentale che eleggono dei nuovi target terapeutici, sui quali noi ci possiamo concentrare eh, finalmente. Su quelli che sono i motivi fondamentali della malattia e quindi cambiare il corso degli eventi. Molto bene. Ehm, torniamo invece all'ingegner Carnevale. Ovviamente eh, ci ha illustrato quello che è stata la vostra, eh, la vostra ricerca. Eh, come, evolve, come evolverà il futuro in questo particolare settore? Cioè, cosa ci dobbiamo aspettare? Eh, dalla ricerca eh, insomma, che eh, può veramente poi eh, rivelare insomma, quello che giustamente il professor Lembo ci stava dicendo anche poc'anzi allora eh, sicuramente in primis una delle maggiori innovazioni che arriverà nel prossimo futuro sarà quella di eh, grazie a tecniche di intelligenza artificiale che vengono Diciamo correntemente sviluppate anche presso il nostro centro sul, sui dati provenienti dall'imaging, sarà quella di eh, effettuare, essere capaci di effettuare una predizione dell'evoluzione del danno e quindi una predizione del, della stima del rischio. E eh, questo è possi sarà possibile nei prossimi eh, diciamo, cinque anni, grazie ai progetti, come ha, ha citato prima il professore Lembo, nei quali siamo coinvolti, per esempio, dell'utilizzo di grandi banche dati. Unite agli studi di popolazione mirata, come quelli della UK BioBank e del, e del nostro programma di cuore-cervello che portiamo avanti, perché solo utilizzando in maniera coordinata i grandi, grandi dati ottenuti nelle grandi popolazioni e gli studi prospettici che invece hanno un, um, un obiettivo ben preciso, è possibile addestrare dei modelli di intelligenza artificiale che magari sono capaci di stimare il rischio. Um, di, de, di che avvenga il danno e quale sia la probabilità con il quale un certo tipo di paziente possa andare incontro ad un danno, per esempio dovuto all'effetto all della pressione arteriosa elevata sul cervello. E quindi diciamo che il più, la più grande frontiera in questo campo sarà sicuramente l'addestramento di eh, modelli di intelligenza artificiale per effettuare questo tipo di stima e predizione del rischio. I prossimi step per quanto riguarda questa particolare ricerca, quali sono? Il prossimo step sicuramente sarà quello di eh, fare uno studio, diciamo, trasportare quello che abbiamo eh, diciamo, rilevato nel piccolo animale e portarlo all'umano e quindi valutare per esempio. L'effetto dell'infiammazione sul danno cerebrale, sul danno cerebrale nel paziente perteso, da un lato, ma dall'altro lato sarà quello di andare a cercare ancora in maniera più precisa quello che è il meccanismo che mette in moto e quale sia la cell, il tipo di cellule e quale sia la risposta immunitaria che mette in moto il danno cerebrale, diciamo, a seguito dell'insorgere dell'ipertensione arteriosa. Molto bene. Siamo in chiusura della nostra trasmissione. Prima di salutarvi però volevo fare un'ultimissima domanda al professor Lembo. Eh, insomma, il Neuromed è sicuramente uno dei fiori all'occhiello, è un banto per eh, la nostra eh, ricerca eh, a, livello, a livello nazionale, voglio dire, eh, ma non solo a livello nazionale, assolutamente internazionale, come abbiamo anche sentito poi eh, dalle vostre stesse parole. In questo momento il Neuromed... Eh, credo è, è attivo su tante ricerche e, e questa ne è una delle tante, voglio dire, è sicuramente eh, se, cioè, eh, siete, eh, lavorate alacremente per la nostra salute. beh L'Istituto Neuromed non siamo noi, solo noi. L'Istituto Neuromed Assolutamente. Sono, sono tanti gruppi di ricerca con target diversi. Noi siamo la parte che eh, ha iniziato qualche anno fa il programma Cuore Cervello che in una, in una prima fase non fu nemmeno capito, oggi questo programma Cuore e Cervello è diventato un fiore all'occhiello, eh, tant'è vero che è stato clonato eh, in grandi istituzioni de, eh, straniere, voglio dire, oggi ma, organizzazioni americane come il Mount Sunny, eh, eh, ed altre organizzazioni canadesi, asiatiche hanno iniziato programmi Cuore e Cervello. 30 anni fa, diciamo, parlare di... Eh, cardiologi eh, o cardiologi molecolari che si occupavano del danno cerebrale poteva sembrare anche un momento così di eh, astrazione, di fantasia, oggi invece è la necessità. Eh, io se voglio, voglio aggiungere alla sua domanda su che cosa ci aspettiamo, io mi aspetto sicuramente di poter... Eh, dire al mondo scientifico i nostri risultati di circa quattro anni di lavoro importante a seguire un gruppo di pazienti eh, nel tempo in cui l'ingegner Carnevale ha lavorato tantissimo insieme ad altri nostri eh, collaboratori, colleghi. Eh, e, in questi dati, noi potremmo finalmente dire se con le terapie attuali siamo capaci di arrestare questo danno, di poter dare un contributo al paziente o se dobbiamo fare delle meditazioni sulle terapie eh, antipertensive eh, rispetto a quello che è il danno cerebrale. Eh, questo io mi aspetto, e questo penso, e l'aspetto già nel, ne, nei prossimi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Benissimo, perfetto. Eh, siamo giunti alla fine della nostra eh, trasmissione, io ringrazio eh, i nostri ospiti, ringrazio il professor eh, Giuseppe Lempo, eh, ripeto, professore ordinario di Scienze Tecniche Mediche traslazionale all'Università La Sapienza di Roma, di Neurologia e Medicina Traslazionale dell'RCCS Neuromed di Pozzilli, e ringrazio eh, anche l'ingegnere Lorenzo Carnevale, ricercatore del Dipartimento di Angio, Cardio, e Medicina Traslazionale, Sempre dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli. Grazie veramente per essere stati con noi e soprattutto eh, credo che un ringraziamento che insomma, dovrebbe, dovremmo rivolgerci tutti noi è grazie per il lavoro che state facendo, perché insomma, come dicevo prima, lavorate per la nostra salute. Grazie a voi, grazie a voi, <ride> grazie, benissimo. Io, come sempre, in, in finale di trasmissione vi do appuntamento alla nostra prossima eh, puntata. Ma vi ricordo di eh, seguirci anche online eh, sui nostri siti: www.informativ.it sito web della nostra eh, trasmissione e www.tecnomedicina.it che è il nostro sito di informazione medico-scientifica e ascoltare anche quelli che sono poi i nostri podcast audio su radiosalus.com ringrazio Andrea in regia per il preziosissimo supporto come sempre ringrazio RBM Group, ringrazio ovviamente l'emittente Sela TV e come sempre in finale di trasmissione non mi resta che augurare a tutti buona salute